Nel profondo silenzio dei monasteri buddisti si cela una storia incantevole e carica di significato, la storia della bambola di sale. Immagina un monaco dal volto sereno che cammina lungo le rive di un fiume luccicante sotto il sole dorato. Le onde del fiume cullano le pietre lisce, e nell'aria si percepisce un'atmosfera di calma e riflessione. Mentre il monaco si addentra nella sua meditazione, il suo sguardo si posa su una figura straordinaria, una bambola di sale, scolpita con maestria. La sua purezza e la sua bellezza sembrano quasi fuori da questo mondo. La luce del sole la bacia delicatamente, facendola risplendere come un gioiello prezioso. Curioso e attirato dalla sua eleganza, il monaco si avvicina alla bambola. I suoi occhi scrutano ogni dettaglio, dalle pieghe dei vestiti fino ai delicati lineamenti del volto. La bambola sembra quasi viva, un'opera d'arte che incarna la perfezione momentanea dell'esistenza. Tuttavia, il destino di questa bambola è inscritto nel suo stesso essere. Con un tono di tristezza nella sua voce, la bambola di sale confida al monaco il suo desiderio di attraversare il fiume e scoprire il mondo al di là delle sue rive. Il monaco ascolta con empatia, comprendendo che la bellezza effimera di questa creatura fragile è destinata a un destino inevitabile. Con un sorriso compassionevole, il monaco offre la sua mano. La bambola accetta il suo aiuto, e insieme iniziano a varcare il fiume. Ogni passo della bambola è un addio alla sua forma originaria. Ogni goccia d'acqua che la accarezza è come un bacio di trasformazione. La bambola si scioglie, ma il suo spirito persiste, intatto e luminoso. E così, passo dopo passo, la bambola di sale scompare nella corrente. Ogni granulo si fonde con l'acqua, diventando parte di qualcosa di più grande, di più profondo. Il monaco osserva questa trasformazione con occhi pieni di gratitudine e comprensione. La bellezza della bambola non si è persa, ma si è diffusa in ogni goccia d'acqua che la circonda. L'insegnamento di questa storia è chiaro: l'impermanenza. La bambola di sale ci insegna che tutto ciò che è creato è destinato a cambiare e a dissolversi nel flusso inarrestabile del tempo. Questo messaggio riverbera nell'anima del monaco, che capisce che l'attaccamento alle forme e alle cose materiali porta solo sofferenza. Riflettendo sulla bambola di sale, il monaco abbraccia il potere della liberazione. Applica questa prospettiva ai pensieri negativi che sorgono nella sua mente. Con una gentilezza compassionevole, permette a questi pensieri di dissolversi naturalmente come la bambola nel fiume. Ogni pensiero negativo, come ogni granulo di sale, si fonde nell'oceano della sua consapevolezza senza lasciare traccia. La storia della bambola di sale risplende come una gemma preziosa nel tesoro del buddismo, offrendo un profondo insegnamento sulla bellezza dell'impermanenza e sulla liberazione attraverso il distacco. Come il monaco accanto al fiume, possiamo abbracciare la mutevolezza della vita, lasciando andare gli attaccamenti e scoprendo la pace quando ci fondiamo con il flusso eterno dell'esistenza.